sono un appassionatissimo di fotografia naturalistica e venire a abitare qua era il massimo per riuscire a fotografare la natura del nostro territorio, l'oasi di Campotto e Valle Santa. Io per poter fotografare questi animali devo cercare di avvicinarli il più possibile. Questi sono nascosti in mezzo al canneto e quindi in mezzo al canneto bisogna andare, costruire il capanno, costruire un appostamento per poterli avvicinare il più possibile e riuscire a fotografarli. Adesso vi accompagno all'interno di uno dei miei capanni e andiamo a vedere se riusciamo a fotografare un airone o un martin pescatore o una sgarza ciuffetto. Siamo all'interno del capannino, adesso attraverso questi due fori si riesce a vedere un tronco che io ho posizionato e questo tronco è il posatoio dove si andrà a posare appunto l'airone cenerino oppure anche il martin pescatore su un altro piccolo ramo che ho posizionato a destra. Qui bisogna stare per diverso tempo, anche 4-5 ore. Perché le prime due ore che sei qui assolutamente gli animali non verranno per il rumore che hai fatto nell'entrata al capanno. Dopo invece successivamente cominceranno ad avvicinarsi e riuscirò a fotografarli. Io nei capanni ci vengo anche d'inverno, d'estate, d'inverno, con qualsiasi clima, con qualsiasi temperatura, in qualsiasi condizione. Perché poi gli animali si muovono in qualsiasi momento dell'anno e quindi a seconda delle stagioni si possono fotografare anche animali diversi. Un airone bianco lo fotografo sicuramente d'inverno, mentre un cenerino o un rosso soprattutto lo fotografo esclusivamente d'estate, soprattutto il rosso. Poi anche il tarabusino, questo capanno l'avevo fatto essenzialmente per fotografare il tarabusino, perché è un uccello che vive proprio in mezzo al canneto e quindi lui frequenta la zona fitta del canneto e per riuscire a fotografarlo bisogna appunto riuscire ad appostarsi qui in mezzo. Naturalmente quando è freddo bisogna attrezzarsi bene, bisogna essere ben coperti e bisogna stare sempre qui per molte ore perché bisogna che gli animali si abituino alla nostra presenza e quindi dopo 4-5 ore che sei all'interno del capanno loro incominci veramente a lavorare, a fare qualche scatto. Questo è l'orario migliore per incominciare a fotografare, verso sera. L'alba e il tramonto sono gli orari migliori, la luce migliore. Quindi adesso mi sono appostato e spero che arrivi il martin pescatore sul rametto che ho sulla mia sinistra o una sgarza ciuffetto sul tronco che c'è qui davanti a me. Quindi vi saluto perché adesso devo rimanere solo